Don Aquilante Guzzardi, l'avvocato. Che entri. Buonasera, Marchese. Buonasera, Don Aquilante. Finalmente lo hanno arrestato. Già. Che la povera donna di sua moglie con la sua deposizione ha ottenuto l'effetto contrario. Che cosa ha detto? Ha confermato le testimonianze di Rosa Stanga, di Chiere Stizza e Santi Di Mauro. Del resto Neri lo aveva detto a tutti. Se Rocco Chiscione non la finisce di girare intorno a mia moglie, gli faccio fare una bella fiammata. E gliel'ha fatta fare. Nessuno però ha visto. Lo so. E perciò si ha bisogno di tante ricerche, di tanti testimoni. Ma se qualcuno avesse visto, il processo sarebbe chiaro. E io stesso non avrei più nulla da fare. E se fosse innocente? La giustizia umana fa quello che può. Errare humanum est. Ma nel nostro caso è difficile che sbagli. Rocco era un buon uomo. Non aveva nemici. Gli piacevano le donne. Ma da un po' di tempo si era chetato. Si era chetato. Da quando gli avevate dato moglie, c'era da aspettarsi con una donna come Agrippina Solmo. Già. Che vuoi? Che viene a fare qui? Sono venuta per qualche notizia. Non avrò pace finché gli assassini di mio marito non saranno puniti. Non lo sai che hanno arrestato Neli Casaccio? Neli? Ma è proprio sicuro che sia stato lui? Sono forse il giudice istruttore io? Presto ci sarà la causa, sapremo chi è stato. Don Aquilante sarà il tuo avvocato, le spese penso io. Che cosa posso fare più di quello che ho fatto e farò? Rocco era tuo marito, ma era anche il mio fattore. E io l'ho pianto e lo piango più di te. Che bisogno hai di venire qui? Te l'ho detto, qui non hai più niente da fare. Il Marchese ha ragione, oramai tutto in mano della giustizia. Tornate a Margitello, se volete avere notizie venite da me. Andate, andate. Poveretta, bisogna compatirla. Ci mancavi tu per farlo arrabbiare. Come se non avesse abbastanza dispiacere in questi giorni. Quel povero figlio mio. La morte del povero Rocco gli ha fatto molta impressione. Sa frenarsi perché è uomo di stampo antico, come non ne nascono più. Ma io gli leggo dentro e lo so che soffre. Ma io cosa gli ho fatto? Perché mi scaccia? Io l'ho voluto sempre bene. Bene tu. L'avevi stregato, l'avevi. Volevi diventare la padrona. Io volevo essere soltanto la sua serva. Ma lui non ti vuole più. Hai capito? Sì o no? Non ti vuole più. Vattene. È tornata quella sfacciata. Se lo vuole riprendere. Io ci leggo bene in quella testa. E il marchese, mio nipote, che fa? Ieri sera l'ha buttata fuori, ma quella torna. Torna quella. Bisogna metterci riparo. Avanti. Buongiorno, benvenuto, don Silvio. Ho mandato un sacco di grano, anzi di farina, per i vostri poveri. Dio ve lo renderà in paradiso fra 100 anni. Vorrei che Dio me lo rendesse un po' anche in questo mondo, aggiustando il cervello a mio nipote, il marchese. Da qualche tempo mi pare che sia mutato. Siamo da capo, don Silvio. Quella è tornata. E ora è libera, il marito non c'è più. Lasciate che parli io, mamma Grazia. Ho fatto chiamare apposta don Silvio. Andate pure voi. Bacio le mani a voscenza.
Don Silvio, sono fuori di me. Dopo aver fatto tanto per indurre mio nipote a togliersela di casa, almeno non c'era più pericolo di vedergli commettere una pazzia. E invece siamo di nuovo al punto di prima. Siete sicura che Agrippina Solmo sia capace? Le donne come lei sono capaci di qualunque cosa.